Clarissa. Cognome. Marchese. Data di nascita. 16/4/1994. La sua professione? Miss Italia. Segni particolari? Altissima e bellissima, lo possiamo bravi, dire. E anche purissima, visto che chiude il cerchio per la pubblicità. Sul piano della bellezza. Clarissa, buongiorno. Grazie per essere qui. È stato un piacere. È felice il presidente Mameli, ma sono felice io anche perché in Sardegna, insomma, siamo arrivati al 20° anno, quindi io saluto anche Michela Giangrasso che tra l'altro quest'anno ha portato proprio questa ventata di novità nella sua vita, ma anche nella nostra vita, visto che quest'anno in esclusiva il concorso di Miss Italia in Sardegna, e quindi Miss Sardegna lo seguiremo su Sardegna. Sardegna, canale felici. 19. Bravissima. Sono preparatissima. È già talmente preparata che cioè, sa tutto questa sì, ragazza. Sì, tu dici due parole. Aspetta, facciamo una prova. Ma in giro per Cagliari cosa hai visto di bello? Guarda, sono stata, anzi ti chiedo, perché ieri sera non sei venuto con noi? Siamo andati a mangiare al Square, era bellissimo, quindi... però ti sei perso una gran bella serata. Davvero, dove siete stati? Siamo stati allo Square, poi abbiamo fatto un giro scusami, del centro. Non avevo sentito che hai detto lo Square. Sì, un giro in centro e poi sono tornata in hotel, al T-Hotel, che tra l'altro io sto sulla torre, bellissimo. Ho imparato tutto benissimo. Puoi stare in coppia con Michela, non ci sono dubbi. Senti, parliamo di te, della tua esperienza, parliamo del fatto che hai 20 anni e hai già molto della donna matura, cioè tu hai un tuo diciamo ben preciso scopo nella vita, no? Hai programmato un po' tutto fino a questo momento, l'unica cosa che non avevi programmato è di diventare Miss Italia. È vero, avevo già dei progetti, studio logopedia all'Università di Parma, quindi comunque lo studio è uno dei miei grandi obiettivi. Però Miss Italia è nato un po' per caso e adesso mi ritrovo a vivere questa esperienza che mi sta regalando delle opportunità, soddisfazioni ed emozioni veramente uniche. Non lo immagino. No, ma la cosa bella è che lei ha iniziato facendo una tappa del concorso già ad agosto, cioè della serie. Solitamente quando si inizia la stagione a giugno tutte le ragazze si mettono lì per dire adesso proviamo, più serate posso fare, più possibilità ci sono che io magari porti a casa una fascia per arrivare a Jesolo. E invece lei è arrivata ad agosto, che periodo era? Allora, io ho deciso di partecipare, mi sono iscritta a fine luglio, sì? Il 1 agosto una prima selezione a Nicosia, il 9 agosto una seconda selezione che mi ha concesso il titolo di Miss Chia Sicilia e di conseguenza andare direttamente a Jesolo, quindi è stato un percorso molto molto veloce e questo probabilmente ha contribuito a non farmi avere grandi pretese, a vivere l'esperienza di Miss Italia come un qualcosa in più diciamo da poter raccontare ai miei figli. Invece è andata ancora però no. Quando avrà dei figli, perché anche sotto questo saranno profilo senz'altro belli anche come sotto lei, questo profilo quindi. Dobbiamo dire che le idee chiare non ha fidanzato, no, niente, perché è una donna in carriera, anzi anche molto in corriera, nel senso che gira per l'Italia esatto. Dappertutto, quindi i mezzi non sono solo l'aereo, ma al di là di questo lei ha principalmente messo davanti oggi che ha 20 anni giustamente anche l'idea che fin dove si può arrivare prima di formare una famiglia, col lavoro ci voglio provare, no? Assolutamente sì, e poi comunque viviamo in un periodo storico particolare, lavorativamente parlando, quindi è giusto già da subito cercare una propria indipendenza, mettercela tutta, insomma, e quindi diciamo non dipendere più dai genitori. Ho fatto 21 anni, vorrei ricordare. 21 anni. Sì, il 16 aprile l'abbiamo parlare, hai visto quanto è ponderato. Ma si dice sempre 20 anni quando uno ha 20 21 22, esatto, ma ne può passare anche per una sedicella. No, più che altro che devo cominciare ad abituare a cambiare la mia età, no, a dire 21. Sono stata un anno a dire 20 anni, certo. Adesso devo ricominciare a dire 21. Non cambiano mai, figlia. Ecco, la vuoi smettere di fare? L'ho detto che oggi dovevamo essere eleganti, per favore. Devo riconoscere, tangibilizzare quello che sono le bellezze. Stiamo vedendo le foto, abbiamo messo qui degli scatti che ti riguardano, che sono poi legati anche al dopo incoronazione, al durante la serata. È massacrante, come abbiamo sempre detto, per tutte le ragazze, anche le ragazze sarde che sono passate da qui, Valentina Vallascas, che è ancora la Miss Sardegna fino ad agosto di quest'anno, perché è bello, però impongono delle regole molto rigide quando si arriva lì, no? Alla fase finale, a Jesolo. Sì.
Assolutamente sì, però credo sia veramente una palestra in tutto e per tutto. Loro in qualche modo già ti invitano ad essere professionale, a rispettare gli orari, quindi essere sempre puntuale, ad avere una certa disciplina. Niente capricci di vista, niente capricci, niente. Io fortunatamente con i miei 10 anni di danza, con una maestra che è Francesca, ringrazio sempre, mi ha tanto aiutato, perché comunque la disciplina, le regole, mi sono sempre state insegnate fin da piccola. Lei è nata a Sciacca, vive in un paese... Vivo a Ribera, vissuto a Ribera, adesso vivo a Parma. A Ribera, in provincia di Agrigento. Mi è piaciuto adesso quando ha detto le regole, devi mettere le regole, e nella vita ci vogliono le regole. Quella è la doppia R. Le regole. No, è bene, ma anche noi sa, diciamo, le regole dello Sardo. No, tu dirai con 4 R le regole. Siamo spagnoli in Sardo. No, sei tamarro tu, che è diverso, è un'altra cosa, è proprio un'altra cosa. Non riesco a farlo. Usatelo, amici a casa. No, quello che mi piace pensare è anche che tutta questa serenità derivi da una famiglia che ti ha permesso di essere serena, no? Assolutamente sì, la mia famiglia è la base della mia vita, continuerà ad esserlo fin quando poi un giorno anch'io formerò una mia famiglia e cercherò di dare i valori che loro hanno dato a me, quelli che saranno... E piante in famiglia? Quando sei stata eletta? Feste. Traboccante di gioia, emozioni, sì, è stato il primo anche pensiero. Il paese, ho visto dei video che veramente mi hanno emozionato, perché pensare che migliaia di persone festeggiano e sono felici per i tuoi traguardi, per me è stata non solo una mia vittoria, ma una vittoria collettiva. Anch'io ero in piazza a festeggiare insieme ai tuoi genitori e gli amici. Ci siamo visti. Anche tu? Che io votavo per lei. Va bene, perfetto. Non sa neanche che cosa è successo quella sera, perché non l'ha neanche vista. Perché mi devi scippare la fantasia? Ma perché lei deve dire diamolo sempre... per buono. Ecco, diamolo grazie, per grazie. Deve dire sempre le cose che non so. Dica la verità, fa più bella figura. No, al di là di questo, la ragazza che viene eletta Miss Italia, credo che... tutto possa pensare, fuorché poi che da quel momento si diventi il centro delle attenzioni del mondo intero, no? Quindi questo cambiamento ti ha un po' provocato degli smottamenti, oppure sei comunque riuscita a vivere la tua vita, a essere te stessa in qualunque circostanza? Assolutamente sì, assolutamente. Infatti molti si stranizzano nel vedermi la Clarissa che tutti conoscono. Io non vedo e non voglio vivere Miss Italia come qualcosa che mi faccia stare su un piedistallo. Per me è un lavoro, è una grandissima responsabilità, perché comunque in un modo o nell'altro io rappresento le donne italiane, quindi certo, bisogna comunque mantenere una propria personalità, quella che mi ha permesso poi anche di vincere. E Miss Italia è anche molto sensibile per quanto riguarda il tema donne, no? Esatto. Soprattutto sulla violenza. Sì, il concorso punta tanto, perché in un modo o nell'altro è una rappresentanza appunto delle donne italiane, e io in qualità di Miss Italia, ma non solo, Patrizia, Emiliani e tutto lo staff, stiamo diciamo facendo un lavoro magnifico per quanto riguarda la sensibilizzazione poi della donna per evitare qualsivoglia tipo di violenza. E noi cerchiamo con dei messaggi, con degli aiuti concreti poi, e cercare di sistemare questa situazione, però il percorso è lungo, però fare niente non aiuta sicuramente. Certo. Ma no, un concorso così importante che omaggia la donna, nel senso che è proprio quello l'intento, sì, di farne venire fuori la bellezza, non può che rimanere sensibile di fronte a questi temi e muoversi appunto come fa Miss Italia ogni anno. Ci sono tante cose che ti voglio chiedere, ma tu ti sei mai sentita la più bella anche quando eri a scuola? Sì, beh certo, uno affronta determinate prove a volte con la consapevolezza che la fisicità aiuta. Di complimenti nella vita. Lo faccia dire a lei, oppure come tante belle che si guardano allo specchio e si piacciono poco. No, in realtà io ho sempre avuto una consapevolezza del mio corpo, della mia estetica, e in un certo modo ho sempre cercato però mai di puntare tutto su quello, anzi è un valore aggiunto che non è tutto. È anche vero però, detto da una che partecipa a un concorso di bellezza, può sembrare un po' fuorviante, in realtà è così. Io cerco sempre di mettere in mostra quella che è la mia personalità,
personalità piuttosto che la mia estetica. Però lo fai vero... anche molto bene, perché questo è l'esempio lampante e la risposta a tutti quelli che hanno preconcetto che è bella, però poi quando parlano, qui invece è bella e quando parla è ancora più affascinante, nel senso che ti si sta ad ascoltare molto volentieri. Sì. E la televisione e i mezzi di comunicazione non sono mai stati nella tua cerchia di interesse? È tutto capitato anche in questo caso in questo anno, e quindi ti sei messa davanti alle telecamere per forza? Esatto. O c'era già qualcosa? No, in realtà no, io non ho alcun tipo di esperienza, non ho mai neanche fatto una mezza sfilata prima di Miss Italia. Addirittura? Esatto. Ma neanche nel corridoio a casa tua? Quella sì, in pantofole, pigiama. Che dentro casa tua Miss Italia era attesa proprio come la finale dei mondiali. È vero, era una serata, anzi ai tempi della Rai anche più serate, e sentite tantissimo e vissute veramente come un qualcosa da vivere in famiglia. Mi ricordo che avevamo il foglio con i numeretti, ci appuntavamo quella magari che ci piaceva di più, quella che ci piaceva di meno, e quindi... Diciamo che era visto come qualcosa, un momento bello da vivere, diciamo, in famiglia, io, mia madre, mia sorella, diciamo più donne, no? E quindi mia Quante madre... Quante sorelle hai? Ho una sorella. Una sorella. Una sorella, sì. E anche lei ha mai pensato di, oppure sei tu? No, no, lei, diciamo... La modella di casa. Sulla scia della sorella, sì. Credo, che coltiverà anche grande lei. O più piccola? Lei è più grande, lei ha 25 anni. Ah, è più grande. Rumanna vuol dire più grande, più grande. No, perché pensavo non è che fosse anche, ma vuoi parlare è Miss Italia, parla sì, italiano. No, vorrei imparare. Ah, sì. Sì. Allora, è affascinantissimo. Ti insegneremo come salutare fuori onda all'aeroporto, quando vai via ti diciamo le parole chiave proprio per salutare il popolo. Un aio ci sta, ce lo mettiamo? Aio, ma quella è la roba basica che dicono tutti, anche quelli che vengono a suonare, no? Anche per i concerti. Aio, nobilissima Clarissa. Un po' stancante questa roba. Nobilissima Clarissa. Nobilissima Clarissa. Le donne nell'Ottocento vengono chiamate, certo. Perché ti affascina il sacro? Qual è la ragione di questa fascino della nostra lingua? Beh, credo che voi avete un siciliano, mi piace. La domanda a un certo punto finisce, c'è la risposta. No, beh, credo che comunque Sicilia e Sardegna abbiano molte cose in comune. Io sono estremamente legata alla mia terra, però trovo che la Sicilia, in quanto isola, in quanto anche il Mediterraneo... Facciamo così. Vabbè, finisci? Sì, no, beh, e poi è la prima volta che sono stata qua, quindi trovo che la gente, il calore sia particolarmente... Allora, facciamo in modo che adesso che c'è la pubblicità, noi ti insegniamo una parola in sardo o una frasetta, dai, dica qualcosina, tipo ciao, come è bello avere qui Miss Italia, dica in sardo. È bello attenni noi in Sardegna questa bella ricciocca Miss Italia. Capito, ma deve dirla lei, ma come fa? Ma sì, scusa, allora, qualcosa di... Allora, qualcosa un po' più facile, diciamo, iniziamo dalle basi. Quanto è bella Miss Italia? Quanto è bella questa bicioccheria di Miss Italia. Bicioccheria vuol dire ragazza. Sì. Piano, quanto è bella. Quanto è bella, no? Quanto è bella questa bicioccheria. Questa bicioccheria. Bicioccheria. Che vuol dire una bella ragazza. Bicioccheria. Esatto, va bene. Quanto è bella questa ragazza. Adesso tu manda la pubblicità in siciliano, però. E ora ne vediamo tecchia di pubblicità. A dopo. Ne vediamo, a c'è poco. Mi raccomando, picciotto, non cambiate canale, che c'è Miss Italia. Nove 17 minuti. Chi c'è in studio, scusi? Chi c'è in studio? La bellissima e nobilissima Miss Italia. Molto bene, Clarissa Marchese, bravo, ha imparato bene la lezione. Allora torniamo a fare due chiacchiere, a conoscere meglio la più bella del reame, perché poi è questo, no? Alla fine credo che anche l'investitura del sono la più bella d'Italia, consapevole che è un concorso e quindi non è che tutta l'Italia femminile sia passata di lì, però la più bella tra tutte quelle che hanno partecipato. Ma tu avresti mai consigliato a una tua amica o prima che di fare il concorso di ma dai tenta, io sai sono un po' così, ma tu tenta, l'avresti mai fatto? Sì, effettivamente sì, perché credo veramente che Miss Italia al di là di tutto sia un concorso che è importante, credo anche il più importante in assoluto a livello nazionale. Credo.
Assolutamente sì, e quindi comunque è veramente una bellissima occasione. Io personalmente però a 18 anni, quando mi è stato proposto di partecipare, non avevo probabilmente non ero pronta. Io credo che comunque... O non eri manco consapevole. Non ero consapevole, avevo altri interessi, ero estremamente presa dallo studio, mi stavo preparando. Perché prima volta che te l'hanno proposto hai detto no grazie? Sì, a 18 anni. Sono tornata da un viaggio dagli Stati Uniti e c'era una selezione nel mio paese, a Secca Grande. Sì, perché mamma è americana. Ok. Sì. Vuole strabiliarla con il suo inglese? No, per carità. Conosce perfettamente la lingua. Mi sto zitto. Tuo babbo classico siciliano. Siciliano, sì. E io sono anche americano, il passaporto americano, sì. Ho una doppia cittadinanza. Ma tutti questa ragazza, non è solo Miss Italia, ma tu sei l'avvenire del paese. C'ha lo zio Tony Marchese che c'ha pizzerie a New York. A New York, dove stanno gli italoamericani? A New York? A New Jersey, soprattutto Elizabeth. Cosa hai detto? Ah, New Jersey. Hai sentito la pronuncia? Cos'è? Noi tamarri invece che diciamo New Jersey. In New Jersey, sì, detta all'italiana. Ci va spesso in America probabilmente. Va bene, va bene. Comunque, sì. Tornata a questo viaggio, c'era questa selezione nel mio paese e mi è stato proposto più e più volte di partecipare, almeno solo così partecipare. Però io non ero pronta, non era tra i miei interessi, stavo studiando come una pazza, quindi non volevo distrazioni. Poi è successo che io studiavo biotecnologia a Napoli e ho scoperto di essere entrata in medicina e logopedia a febbraio, però le lezioni non cominciavano prima di settembre. Sì. E quindi mi sono trovata questi mesi più o meno liberi che ho voluto riempire con qualcosa di concreto, diciamo lavorativamente parlando, volevo rendermi utile. E da lì nasce l'idea di Miss Italia, di mettermi in gioco, provare cose nuove. Anche perché poi a 20 anni, credo, 2 anni si matura e si vedono le cose con un altro occhio. Dopo 2 anni. Direi proprio di sì. E ho vinto anche. Ma perché questo è lo spirito, io penso che sia veramente così. Nella vita più cerchi una cosa più non arriva. Quando meno te l'aspetti, boom. È un po' come l'amore. Anche il presidente Mameli è single, sappilo. Sì, è stato innamorato di bellissime donne. Certo. Tu peccato che loro non di lui. Poco ricambiato. Ho intrecciato rapporti dialettici a livello altissimo. Certo. Oggi Sardegna è Sardegna, cambiamo discorso che è meglio, sennò la finiamo sempre nel torbido. Ma vai a ricamare. No, non vado a ricamare. La saccoccia della mia vita. Infatti, meglio lasciarla stare. Oggi Sardegna è la Sardegna, che sarebbe il giorno della festa del popolo sardo, perché il popolo sardo ha cacciato i piemontesi dall'isola. E quindi è un giorno molto importante. In Sicilia c'è una festa un giorno nel tuo paese? Qual è la festa del paese o la festa importante? Noi ce ne inventiamo di ogni. Più che altro siamo legate alle feste dei santi. Okay. Una fra tutte, magari il nostro patrono San Nicola, poi San Giuseppe è particolarmente sentita, che coincide poi con la festa del papà. E poi una festività, una delle più sentite in assoluto, è Pasqua, che abbiamo celebrato da poco, perché da noi si fa il famoso l'incontro. Anche qui l'incontro. Io voglio sapere bene le pronunce, perché mi piace l'incontro. Perché l'incontro dove la gente viaggia e va a telefonare, così la cantano in Sicilia la canzone. Lui è il nostro imitatore, non sì parla. È proprio, guarda, sì. Allora dobbiamo ricordare anche che alle 10:30 c'è una conferenza stampa, esatto, stamattina la conferenza stampa di Miss Italia 2015, che apre la stagione qui in Sardegna, quindi così cominciano le varie selezioni e il percorso che poi porterà le ragazze ad andare su a Jesolo e quindi concorrere per questo titolo. Tu fino a settembre avrai mille impegni, intanto ricordo anche il padiglione IDE della fiera campionaria, lo stand dell'esercito italiano che salutiamo, che insomma anni che segue anche Michela Giangrasso in questa avventura in Sardegna, tra l'altro appunto ripeto 20 anni di bellezze, perché ne sono passate tante, no? Come Caterina Murino, come Alessandra Meloni, e potrei stare qua a fare un elenco, sono veramente tante. Federica Ciocci, che è arrivata seconda mi sembra 2 anni fa. Perciò siamo andati lì. La Sardegna è andata lì, ma la Sicilia è sempre territorio quasi sconfinatamente irraggiungibile, diciamolo, perché vincono un sacco di siciliane. Che ci avete? Credo che noi siciliane, bene o male, abbiamo dei caratteri che si prestano molto a quella
che rappresenta poi la bellezza mediterranea, non solo dei caratteri fisici ma proprio anche di temperamento, no, caratteriale. Però è anche vero che credo dipenda molto dal coinvolgimento generale della regione. Io ho visto comunque sicuramente la numericamente siete molti più, 5 milioni dei sardi. Siamo tanti e poi molto molto coinvolti. Stai su questa inquadratura, scusa, in primo piano, così almeno. Guarda, il viso. No, le do i suggerimenti, così facciamo anche attenzione senza dirle niente. Sì. Dove sei, Clarissa? Siamo su Sardegna 1, canale 19. Ma bravissima, ma è incredibile. Brava. Ma brava! Ma è bella! C'è integrata nella realtà sarda questa dovresti bellezza. Anche dirci, così almeno lo usiamo, sì, anche noi. La mattina dalle 8 alle 10 non perdetevi i due di Via Venturi. Basta. Assolutamente, ma adesso non lo perdo neanche io. Bravissima, piccolo. Ma diglielo tu, così noi ti utilizziamo come piccolo promo. Ma certo. Il programma si intitola Come vedi dietro le nostre spalle. Quindi dalle 8 alle 10 ogni mattina non perdetevi i due di Via Venturi. Su Sardegna 1, canale 19. Ma va, che bravo, intelligente anch'io. Bravissimo. Rivolto lei. Oh, senti, ma quando finirà, diciamo, come un po' per Superman i superpoteri, no? Perché a settembre si restituisce. Cedo la corona. Si restituisce la corona. E poi c'è già qualcosa che vedi davanti a te, ok, logopedia l'università, quindi la finirai, quindi una laurea, credo che sia quello che vuoi anche. Quello sicuramente. Ma però, in questo campo hai già pensato che qualcosa ti piaccia? Sì, non voglio sprecare questa opportunità, quindi cercherò di anche in questo caso studiare principalmente recitazione. Quindi, quindi il cinema. Il cinema, sì. Cinema, vedremo anche nel mondo della produzione. E hai una passione per il cinema, nel senso che vai molto a vedere i film, ti piace? Sì, assolutamente sì, sono un'appassionata di film, divoratrice, come mi definiscono. La bella Giulietta. Il tuo film preferito? Il mio film preferito è Le ali della libertà, The Shawshank Redemption si chiama in inglese, sì, con Morgan Freeman, che è il mio attore in assoluto preferito. Cosa ha detto lei? Shakespeare ha detto. Non ho capito bene io. No, tu gli hai detto quella cosa in inglese, lui ha detto a bassa voce ha detto Shakespeare. Non ho capito bene. Senza nulla togliere a Shakespeare. Però i drammi shakespeariani per aspetti, me. Aspetti, faccia ripetere piano la parte in inglese così la capisci. Ok, The Shawshank Reception. Ok, andiamo. Allora, la finale di Miss Italia sulla 7, ricordiamolo che sarà il 20 di settembre. Esatto. Invece noi sul finire di agosto, addirittura secondo me quest'anno potrebbe essere addirittura il 30 in Sardegna, proprio l'ultimo giorno di agosto. E la finale di Miss Sardegna è qui, solo su Sardegna 1, canale 19. No, quanto è brava, brava. Brava Clarissa, è simpatica, è acquisita. E poi è donna del sud. Donna del sud che non è fidanzata, ma so che una famiglia la vuoi. Assolutamente sì. Okay. C'è tempo. 21 anni appena compiuti, sottolineiamolo. In Sicilia, come siete messi con l'otto e Superenalotto? Cioè, nel senso, giocate? Hai dei numeri particolari che vogliamo? Beh, il mio 23, quello non si allora, tocca. Quindi mandiamo una sigla, perché adesso ci addentriamo un attimo, sì, in questa rubrica, sì, perché devo andare un paio di numeri. Quindi, se rimani con noi un secondino, con lo facciamo piacere. Insieme. Sigla. Ho giocato tre numeri all'otto, 25, 60 e 38. Pensa un po' che successo farà, la canzone se il terno uscirà. Paolone, guarda chi ti abbiamo portato oggi, guarda. Miss Italia. A chi avete portato? Miss Italia. In televisione. Guardate, inquadriamola però, perché se no inquadrano noi, e se inquadrano noi Miss Italia non si vede. Eccola qui che ti saluta, Clarissa Marchese. Miss Italia 2014, ancora quella in carica, capisci? Che bella che è, fare i complimenti. Grazie, facciamo un primo grazie. Piano che magari anche al bar così la gente sviene mentre fa colazione, non so, creiamo queste cose. Buongiorno. Visto quanto è bella. C'è Luca che le fa un bel cappuccino, ho il nostro cosiddetto diamantino. Bene, bene, allora andiamo, faccio vedere anche questa andiamo foto perché so... a parlare di soldi. Sì, un attimo sì. Paolone, perché c'è questa foto che ti voglio far vedere, che è gente che fa colazione, guarda qua, Bruno Corda e Ciro Cicatiello, anche loro, immersi in un cappuccino e brioche. Va bene, andiamo a dare i numeri, prego Paolone. Matteo, siamo pronti, abbiamo fatto un ambetto ieri, sì, a tutte le ruote, con i nostri numeri, però non noi.
noi è uscito il 20 e il 90, ma noi a tutte le niente, ruote noi non dobbiamo giochiamo. Solo soffrire, ho capito. Intanto andiamo subito con il Superenalotto che è quasi 9 milioni di euro. Basterebbe. Andiamo 8, 11, 73, 54, 27, 81. Mm-hmm. Seconda colonna 13, 33, 9, 12, 54, 50. Bene. E questo è il Superenalotto. Per il lotto c'è Palermo e tutte che non riusciamo ci a farlo decollare Palermo, con i piace. Benedetti numeretti. Sì. Quindi lotto che è in prima posizione come massimo ritardatario e lo accompagniamo col 2, col 3, col 5 e col 9. Quindi ambo, terno, quaterna e cinquina. Poi andiamo con uno zerato su Firenze e tutte. 40, 20, 60 e 80. Ok. Ambo, terno e quaterna. Va bene. Non mi stupirò mai di dirlo. No, Roma 8, 20 e 90. Tutte, vai. 8, 20 e 90. Prima o poi uscirà e andremo tutti a vivere alle Canale. Non lo so, a Porto Torres. Questo sogno da quando lo stiamo andiamo facendo. Andiamo in Sicilia. Andiamo a perché uno dice sempre, vinco dei soldi e vado dall'altra parte del mondo. Ma c'hai delle bellezze meravigliose qua in Sardegna, in Sicilia. Bene, allora, attenzione. No, la perla no. La perla la oggi perla no. Del presidente? No, la perla oggi no. Voglio i numeri di Miss Italia. Miei? Tre numeri, tre per tre. Ok, sì. Pensa che concessione, pensa. Va bene. 16. 16 hanno un motivo questi numeri? 16 è il mio numero, era okay. Il mio numero prima del 23, okay. Che è il secondo numero. 16, 23 e 64. 64. Che cos'è 64? 64 è il numero di mia sorella. Ah, ok, perfetto. Allora 16, 23, 64 sulla ruota di Palermo. Palermo. Palermo, Paolo. Va bene, Paolone. Palermo. Miss Italia Palermo. Oggi ci ha regalato speriamo i propri numeri. Porti fortuna a me e anche a lei. Esatto, chissà che non escano e quindi magari si possa anche dare un contributo a chi ci sta seguendo. Grazie, Paolone. Grazie, Paolone. Ciao, buona grazie, 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 ciao, 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 ciao. Ascolta, non andare mai più via, rimani sì. Qua. Io guardate, sono ragazzi. No, 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 che folgorato. Io propongo questa cosa. Tu rimani, lui lo mandiamo in giro da qualche altra parte. Per restare solo con lui. Ma no, per fare il programma e così un po' più giovani, freschi, capisce? Il tre non è meglio. No, tu sa tanto dei tre moschettieri. Sì, sa tanto dei tre moschettieri, ma in questo caso è il moscone, non è il moschettiere. Buono per cortesia. Comunque, lei rappresenterà la rosa più bella del giardino. Ok, e noi, purtroppo, quello che c'è intorno. Noi. Di cuore, in bocca al lupo per tutta la tua carriera, anche cinematografica, appunto, dovesse essere. Andremo a vedere. E per il resto della tua missione. Legata a Miss Italia. Sì, grazie, grazie mille. È stata con noi ai due di Via Venturi, Clarissa Marchese, Miss Italia 2014. Ragazza. Ciao Clarissa. Grazie a voi, a ciao, presto, buona giornata. Noi tra poco torniamo.